serata. Innanzitutto voglio ringraziarvi per la vostra partecipazione e inoltre voglio ringraziare le persone che sono attorno a questo tavolo che hanno accolto il nostro invito a partecipare a questa nuova iniziativa sul commercio di vicinato. Voglio ringraziare l'assessore Zucchi, l'attività produttive e rappresentanza dell'amministrazione comunale, Francesco Puccio, presidente di Asso Commercio, Zeffirino Mezzi, presidente dell'Unione Commercianti di Sesto San Giovanni, Chiara Pennasi, presidente della Commissione Commercio di Sesto San Giovanni e consigliere comunale del Partito Democratico, e Laura Lana, giornalista del giorno, che ancora una volta coordinerà questa serata. Un altro ringraziamento lo voglio fare a quelli che con me stanno facendo questo percorso, e mi riferisco a tutti i membri del direttivo dei giovani sestesi che veramente stanno lavorando e faticando per questo progetto. Quando ho cominciato l'avventura con i giovani sestesi, per essere pronto anche politicamente, mi sono confrontato con persone dai veri credi politici. Ognuno di loro aveva dei vari progetti da proporre per lo sviluppo e il miglioramento della nostra città. Ma tutti erano frenati dalla politica del non fare, per non rompere gli equilibri, dalla politica del non fare perché l'idea o il progetto era in conflitto con l'ideologia politica. In questi anni, ogni iniziativa dei giovani sestesi, tra l'altro ripresa nei pannelli che sono all'ingresso della sala, ha avuto come obiettivo quello di, indipendentemente dalle idee politiche, migliorare o svegliare le coscienze politiche e amministrative della nostra città. Verrebbe da chiedersi, ma allora qual è la linea politica dei giovani sestesi? Semplice, il buon senso, il bene della città, il bene dei cittadini. Questa è la linea politica dei giovani sestesi. Il mondo cambia, l'Italia cambia e Sesto San Giovanni è cambiata e ancora deve cambiare, e se i cittadini e soprattutto la politica non va al passo con i tempi, tutto rallenta e tutto si ferma, anche lo sviluppo. Tutti dobbiamo muoverci nello stesso senso, dobbiamo camminare e lavorare per essere pronti al movimento che ci circonda. Ecco, forse i giovani sestesi sono cittadini in movimento, proprio come dice questo cartello, cittadini in movimento. Le nostre idee sono chiare, semplici e di buon senso per la città. Un esempio, questa sera. Ancora una volta torniamo a parlare del commercio di vicinato, come l'abbiamo fatto in altre iniziative. Abbiamo sempre creduto che il ruolo del commercio di vicinato sia importante per la nostra città. I negozi permettono di creare lavoro, movimento per le strade, permettono di uscire. Poi i negozianti sono sempre pronti laddove ci sono delle feste organizzate da quartieri, da parrocchie, sempre disponibili. Fanno servizio, fanno in modo che le persone attraverso i negozi si conoscano e soprattutto sono vita della città. E non possiamo, non dobbiamo sottovalutare e soprattutto ignorare questa parte importante di vita se stesa. Noi non vogliamo un altro centro commerciale, basta traffico, basta passeggiate in metri cubi di cemento, ma soprattutto basta arricchire i grandi gruppi, basta cemento fine a se stesso. I dati dicono che le attività non diminuiscono, ma se solo ci guardiamo intorno e guardiamo quali sono le tipologie che nascono, mi chiedo se questo è il commercio che serve per il futuro della nostra città. Il commercio di vicinato merita una grande attenzione e la merita adesso. Bisogna investire nel commercio e bisogna investire con parcheggi, arredo urbano, qualità dei prodotti, attività ricreative, insomma, ognuno deve fare la sua parte, siano i commercianti, siano gli istituti. Perché tutto questo ne trae beneficio alla città e ai suoi cittadini. Per noi dei giovani sestesi, come al solito, non finisce qui.
È un punto molto importante il commercio di vicinato e sicuramente faremo di tutto e ritorneremo ogni qualvolta sia necessario sull'argomento del commercio di vicinato, perché riteniamo giusto che il commercio sia che abbia un ruolo importante per la crescita e per la nascita dell'assesto di domani. Ovviamente tutti i consigli sono ben accetti dai commercianti. Grazie, buonasera a tutti.